svolta ieri nella sala di Baroni del Maschio Angioino, la seduta del Consiglio che ha visto l'approvazione della delibera con la quale l'ARIN è diventata azienda speciale completamente pubblica. Prima dell'inizio dei lavori, il presidente Pasquino ha ricordato il giornalista del Mattino, Massimo Baldari, prematuramente scomparso. Ha preso poi la parola l'assessore ai beni comuni Alberto Lucarelli, che ha illustrato la delibera 942 di proposta al Consiglio di indirizzo per la trasformazione dell'ARIN S.p.A. in azienda speciale e approvazione dello schema di statuto. L'azienda, ha dichiarato Lucarelli, ha l'obbligo di reinvestire e migliorare le infrastrutture con progetti di interesse collettivo e prevede la partecipazione collettiva dei cittadini, un potere consultivo dei lavoratori attraverso il comitato di sorveglianza, ma soprattutto dà un ruolo nuovo al Consiglio Comunale, non solo di indirizzo della gestione, ma anche di approvazione di atti fondamentali dell'azienda. L'assessore D'Alfonso, secondo firmatario della proposta, ha ribadito l'importanza dell'atto che dà un ruolo di grande rilievo al Consiglio Comunale. Il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua a Napoli, affermato da Alfonso, si è resa necessaria dopo l'esperienza della privatizzazione che aveva determinato un notevole aumento delle tariffe. Il sindaco De Magistris ha poi espresso grande soddisfazione ed ha ringraziato il Movimento per l'Acqua Pubblica per il contributo offerto. In conclusione dei lavori, il presidente Pasquino ha quindi posto in votazione la delibera, che il Consiglio ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario del consigliere Moretto.